Ebbene bene, buonasera, signore e signori. Buonasera e ben ritrovati. Sempre qui sul canale di PG Esports, l'Esports che non va mai in vacanze, neanche noi ci fermiamo. Qui, come sempre, al vostro fianco di noise e al mio fianco, ma non troppo vicino, letteralmente a casa propria, Moonboy. Buonasera, buonasera benvenuti tutti, bentornati su LC e, sì, e benvenuti anche a quello che è effettivamente la prima trasmissione casalinga, possiamo dire, sul canale di PG Esports. Infatti come LC sì, è passato alla trasmissione da casa da parte di tutti i suoi talent e della Broadcast Crew, così come anche LCS, adesso anche noi ci siamo adattati alla situazione che sta succedendo in questo momento e continueremo a trasmettere comunque, portarvi l'intrattenimento, esatto. portarvi l'esport da casa propria senza dover rinunciare quindi a questo spettacolo che comunque ci dà una grande... Mano, in questi tempi difficili, sì, ora più che mai che le serie TV ormai saranno finite per tutti quanti a casa, <ride> quindi le erano snocciolate, ma non siamo qui a parlare ovviamente di comodità. Siamo qui per la nona settimana, nella sua prima giornata di L.E.C., per l'appunto, il campionato europeo di League of Legends. Che beh, fermo restando, difficoltà varie si sta avviando verso quella che sarà poi la conclusione di questo spring split. E tra l'altro vi ricordo un piccolo armadio iniziale, poi daremo anche altre informazioni. Domenica ore 15:30, ci sarà invece la conclusione del PG National Spring Split 2020. Quindi non è un appuntamento che. Ma in realtà non potete perdere a priori, non avete niente da fare. Già. Quindi... Già, non quello, sono, è una... quello è, è l'appuntamento eh, con esatto. la A maiuscola. E poi anche tutte le altre lettere dopo, se vuoi proprio esagerare. <ride> Però sì, adesso uh, la nona settimana di Alice vuol dire effettivamente la fine della stagione regolare di LC, quindi ah, infatti questa sarà la penultima partita che queste squadre andranno a giocare prima o poi di domani e già guardando un pochino la classifica di LC e come sono piazzate le squadre arrivando verso questa ultima settimana di stagione regolare, uh, vediamo che ci sono delle particolarità e una delle quali è abbastanza interessante soprattutto se la paragoniamo a LCS, ovvero che in quest'ultima settimana, quindi in tutte le combinazioni possibili che per un po' gli entusiasti della matematica. Se fate un conto, sono due risultati diversi per ogni partita, per dieci partite, quindi due alla decima, 1024 ancora risultati diversi, possibili per la fine dello split. Il massimo di partite di spareggio mm. che potremmo avere in LC è una singola partita di spareggio. In LCS ce ne possono essere fino a sette. Vabbè, ma quello è LCS. Insomma, lo sappiamo, lo sappiamo. Tra l'altro. Colgo l'occasione ancora per dirvi che purtroppo per adesso almeno non abbiamo notizie in merito alla possibile trasmissione europea e quindi di PG Esports per quanto riguarda LCS, il campionato nordamericano. Quindi rimanete comunque sintonizzati su tutti i canali social di PG Esports per avere ulteriori informazioni in merito. Tornando invece a noi l'ha detto, siamo verso la fine, la conclusione di questa, che è stato un campionato, diciamo, variegato, perché abbiamo visto l'introduzione anche dei Mad Lions, che tra l'altro chiuderanno la giornata con... Un game molto spicy, ma abbiamo visto anche tanti altri team prendere il sopravvento. Primo tra tutti, forse, direi un po' alla Raccoon Style, facendo riferimento al PG Nations, questi Misfits Gaming, questi, questa squadra di giocatori praticamente presi, insomma, così, e sistemati adesso ad hoc per questo Spring Split, che stanno facendo faville. Assolutamente, hai parlato appunto dei Mad Lions, dei Misfits. Si trova in una situazione in classifica abbastanza... Uh... Complicata perché si sì. trovano praticamente a pari punteggio e medline sono un passettino avanti agli stessi Misfits e ai Rogue che vedremo protagonisti della prima partita di oggi, infatti li vedremo affrontare gli SK Gaming. Un'altra particolarità che Elisi ha a livello di classifica rispetto al CS è che abbiamo già i nostri team dei playoff, sappiamo già quali saranno i sei team che continueranno la loro avventura oltre la stagione regolare, tutto quello che rimane da determinare è l'ordine, il seeding e come sappiamo con il nuovo formato dei playoff di Elisi la cosa più importante è assicurarsi quella top. 4. quindi yeah. per i Mad Lions, per i Misfits Gaming e per i Rogue questa settimana si tratta di un po' una lotta all'ultimo sangue per conquistare quelle ultime vittorie, rubare un po' quel quarto posto scavalcando le altre due squadre e portarsi quindi in quello che è una percorsa nei playoff dove hai una possibilità in più rispetto ai tuoi avversari perché essendoci un'esistenza di un winner e di un loser bracket puoi permetterti di droppare un game, una serie meglio e non essere ancora eliminato dalla, dalla corsa verso il titolo sì, esatto, sono quella famosa top 4 che per l'appunto ti dà quella chance in più e l'abbiamo detto ora. Più che mai è forse la parte più importante per questi team perché è un campionato variegato, costellato da eh, diversi risultati che ci hanno anche sorpreso. Primo tra tutti, anche alcuni sceloni di G2 che in ogni caso negli ultimi due split precedenti si sono imposti come unica vera realtà all'interno dell'LC del, dell quindi questo è molto importante, abbiamo visto comunque anche i fanatic una buona ripresa rispetto alla scorsa stagione, l'arrivo di Rogue Misfits a um, gaming e così come anche i Mad Lions nuovi entrati al posto degli Splice per chi per l'appunto se lo fosse perso un semplice cambio, uno switch un change da parte di quasi due team detto questo però renderà il tutto ancora più entusiasmante laddove i fanatic e G2 erano un po' le cime irraggiungibili, adesso invece sembrano essere scalabili cioè, anche perché se ci aggiungi eh, che gli Origins sono proprio a fianco allora, in quel pari merito per il secondo posto adesso assieme ai Fanatic, e che G2 non si sono dimostrati con queste iterazioni del loro roster esatto. così dominanti, così pericolosi come erano nella scorsa stagione, i playoff diventano molto più interessanti quando poi si va a pensare a serie prolungate e cosa significherà questo per una squadra veterana o per una squadra novella, colma di talenti uh, dal dalla forza irrefrenabile, dall'entusiasmo enorme, come abbiamo visto più volte questi Mad Lions dimostrare, quindi uh, quello sarà sicuramente un percorso molto interessante per quanto riguarda alcune partite di oggi, questo giusto con cui partiamo, ovvero uh, Rogue contro SK Gaming, è una partita dove vediamo una di quelle squadre che sta cercando di fare la corsa verso la top 4, contro una squadra che ormai non può più raggiungere i playoff, quindi per gli SK Gaming, relativamente bassa la posta in palio, non c'è niente a cui possono veramente puntare se non cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote ai loro avversari e cercare di rendere un pochino più complicata per i Rogue Quell'ascesa verso la parte salva, diciamo del cima classifica, esatto. E neanche a farla apposta ho castato la loro andata. Quindi, quale modo migliore se non chiudere il loro ritorno? Dove, per l'appunto, per chi ha, magari si fosse perso quella partita, gli avevano trovato un interessante vantaggio iniziale che, poi però, non sono riusciti a tradurre nelle fasi del early to mid e poi mid to late. Dando invece modo ai rogue, non solo di riprendersi praticamente tutti i draghi e ottenere così l'anima del drago, ma riuscendo anche a distruggere ogni volta gli inibitori necessari per poi poter puntare al Nexus ed è quello che hanno fatto in una semplice veloce tirata dal 25 minuto in poi. Questo è molto importante come fattore perché adesso abbiamo dei rogue sicuramente in una, in una situazione diversa, in un aspetto ben diverso, sono anche molto più rodati rispetto a quelle che erano le prime giornate praticamente di Edison, questo è fondamentale per i rogue, quindi eh, l'hai detto, troveranno sì delle difficoltà alle quali gli SK cercheranno per l'appunto di, di essere. Ma realisticamente parlando, per i Rogue, questo è sicuramente un gradino. Però devi ovviamente Assolutamente. farlo. Assolutamente, e soprattutto se vai a considerare un po' il percorso recente degli SK che potevano essere partiti magari mostrando qualcosa di più rispetto a team come Vitality o gli Schalke che hanno avuto un inizio invece molto, molto faticoso. Ma con l'evolversi della stagione, gli SK adesso sono in una losing streak di. 10 partite quindi yeah. non ci si aspetta moltissimo da parte loro. Hanno fatto un cambiamento nella scorsa settimana introducendo Venter alla loro corsia superiore per vedere se in qualche modo avrebbe cambiato un po' le carte in tavolo, comunque dare esperienza al nuovo giocatore. Uh, ma questo è comunque un team degli SK che non sembra funzionare, non ha una precisa identità e non ha una precisa. Un preciso modo in cui vogliono cercare di vincere. Ed è un po' uh, particolare vedere un team come quello degli SK, che nella scorsa edizione, nell'edizione dell'anno scorso delle RC, si erano presentati addirittura con uh, un uh, ingresso ai playoff uh, non particolarmente. Uh, Sottotono, diciamo, trovando delle vittorie un po' inaspettate, ma ci si poteva aspettare che un po' dopo avrebbe perso il Lord Star Player in Self Made adesso, ovviamente, già un dei Fanatic. Quel team avrebbe subito delle pesanti ripercussioni anche a livello generale. E infatti così è stato, bastava soltanto aspettare il proseguo un po' esatto. più elaborato della stagione vera e propria. Sì, sono effettivamente quelle prime giornate in cui tutto può accadere e poi ne parliamo sempre anche nei confronti soprattutto di LCS che ha avuto moltissimi, molteplici cambiamenti anche rispetto magari a LC, dove per l'appunto le prime giornate sono un po' da rodaggio, quindi non vedi la vera potenza di un team, non vedi quell'affiatamento, magari quella sinergia che poi man mano durante il percorso dello split vai dietro a trovando. E sono invece molto molto compiaciuto per l'appunto da questi Mad Lions, da questi Rogue che sì, ok, Rogue ci avevano dato qualche intenzione, qualche avvisaglia nel summer split con qualche interessante risultato, riuscire ad arrivare in yeah. top 4 ed era già un buon fattore. Si sono presentati adesso in questa nuova veste così convincente perché una cosa che. Ed è il motivo per cui il rende ancora più uh, di intrattenimento questo Spring Split. Il fatto che anche la distanza tra team come G2 Fanatic, che fino allo scorso split erano viste come cime irraggiungibili, non è più così distante da Rogue, Mad Lions, e questo è il Misfits Gaming. Quindi questo rende il tutto anche molto più particolare e difficile da prevedere dove la, laddove magari vedevi un g2 rogue e dicevi beh poveri rogue ci proveranno <ride> saranno quel carro in mezzo alla strada lo distruggono lo devastano no. e vanno avanti e invece no adesso questo carro ha anche i buoi e quindi sì. va anche da qualche altra parte questo carro quindi non è solo lì messo un po' a fare da bastone tra le ruote e questo vale anche per misfits anzi i risultati che hanno avuto addirittura alcuni di questi team contro colossi come g2 fanatic ti danno ben più dell'incognita, è più una preoccupazione per i G2 e i fanatic stessi. Assolutamente e questo... Se pensi che no, proprio le sconfitte dei G2 arrivano alle mani di Misfits, esatto. di Mad Lions e poi addirittura dei, degli Schalke nel girone di Vabbè. andata con quella prima vittoria che nessuno si aspettava. A Però qualcun, per l'appunto... Qualcuno andava data la vittoria, insomma. Sì, sì. C'è da dire che uh, un'altra cosa che abbiamo visto da parte di queste squadre è stato un po' l'adattarsi anche loro alle trasmissioni da casa e al giocare da casa. E quindi alcuni team, quelli che giocano forse in maniera un pochino più selvaggia, mm. possono dimostrarci, possono tirare fuori un po' gli assi dalla manica. Questo è vero, ma signori, adesso finalmente dovremmo essere pronti per uh, lanciarci direttamente dalla Champion Select. E eccoci qua, Rogue sul lato blu side contro gli SK Gaming. Si parte subito con due ban molto interessanti, in questo caso Horn Pantheon e a chiusura della prima fase di ban, Ezreal. Sì, è una cosa molto interessante e molto importante da notare, è che siamo in patch 10.6, quindi c'è stato quel cambiamento, ma no, Wukong ancora non è abilitato, ovviamente i rework rimangono disattivati per la prima patch con cui vengono introdotti al competitivo, quindi dal momento che anche i playoff di Alice saranno in 10.6 non potremo vedere il re delle scimmie fino eh già. a un evento futuro. Diciamo che per adesso è ancora lì nella giungla a fare un po' da padrone e... Con un ottimo motivo anche, potrei dire. Intanto, però, vediamo subito una cosa che non è particolarmente tipica, per quanto ci sia stato un piccolo ritocco nuovamente da Felios, 11.6. Felios, uh, quindi, ancora una volta, un po' colpito dai nerf, ma lo vediamo sempre presente, più che altro per la sua grandissima versatilità che presenta e porta questo campione. Sì, eh. A quanto pare le squadre hanno ben chiaro in mente cosa vogliono fare infatti abbiamo visto una prima fase di draft fulminea con Pick sì. da un lato e dall'altro, quindi subito assicurarsi questo Felio Speranzama, un potentissimo carry, ancora nonostante i continui cambiamenti, la sua versatilità lo rende un'arma difficile da pareggiare, soprattutto a livello competitivo molto interessante la seconda selezione di questi Rogue con Sejuani e poi Irelia, che era una vecchia combinazione che un tempo quando questi campioni erano un pochino più prevalenti popolava molto il competitivo, la possibilità di applicare le stack della passiva di Sejuani, grazie alla Q di Relia, permette di trovare estordimenti molto rapidi. Ed è qualcosa che adesso che questi campioni piano piano stanno tornando in meta, potremmo veder riemergere. Sì, esatto. E devo essere sincero: uh, ora come ora, vedendo anche un po' i vari pick che si susseguono, questo pick di Relia che ha una grandissima capacità uh, di all-in, soprattutto con uh, primi oggetti laddove magari altri necessitano di. Mi basta pensare anche solo i ADK, quindi un teletrasporto ben posizionato soprattutto ora che anche il teletrasporto insomma, ha ricevuto qualche piccola calibrata. Sarà interessante da vedere. Intanto vediamo il procedersi e la chiusura della seconda fase di ban, lato SK Gaming, con uh, Azir e Brom, quindi andare a minare in ogni caso Larsen, così come anche Bander, per appunto un nuovo entrante, come dicevi, uh, entrante, dicevo, Bander, nel ruolo di Brom, che è un ottimo supporto da affiancare da Felius. E una cosa abbastanza particolare è anche, sembra che gli SK considerano questi rally come già un pick relegato alle mani di Finn, senza considerare un po' il suo potenziale di flex tra la mid e la top, oppure quel ban di Azir è semplicemente un ban di rispetto. D'altra parte il campione più giocato di Larsen e ci ha dimostrato che con questi carry da late game è un giocatore che ha quel livello di consistenza che ti porta a vincere le partite, quindi forse mancanza di previsione, forse per, per sicurezza rispettiamo il pick di Larsen e andiamo a rimuoverlo. Sì, esatto, è un, una sicurezza, un'ancora di sicurezza anche perché si parla comunque di un late game, e uh, squadre magari come gli SK uh, che spartono comunque in svantaggio, dato quel, il loro score per quanto riguarda quel 2-14, se vogliono puntare in qualche modo a vincere lo faranno con un ipotetico late game non a caso uh, Varus comunque mantiene sempre la sua alta letalità, così come anche però Gameplank, quindi andare a rimuovere una sicurezza come una Azir, se vuoi portare se vuoi resistere ai rogue quindi arrivare in late game togliere Azir a, a Larsen è una scelta quasi obbligatoria Già e qua abbiamo delle selezioni molto interessanti eh, la draft, Perché Maokai e Sett Due campioni che tipicamente vediamo nel ruolo di top laner Potremmo vedere un altro set In corsia inferiore uh, nel ruolo di supporto L'abbiamo visto diventare sempre più prevalente Un po' come selezione, come stile E potrebbe essere proprio questo il caso Dal momento che sempre più tank Stanno risorgendo verso la corsia superiore La composizione dei Rogue presenterebbe Una fortissima frontline combinando le due Pesantissime avanguardie di Sejuani e Maokai. E se ci metti anche un set che nella posizione di supporto potrà tranquillamente ottimizzare verso statistiche più difensive, sarà molto complicato agli SK abbattere questo primo oh, muro per sì. poi arrivare a Ansama. E se ci inserisci anche nell'equazione Unirelia, nelle mani di Larsen, che come abbiamo detto è un giocatore capacissimo. Può andare a cercare di mettere ancora di più i bastoni tra le ruote del team avversario, diventa abbastanza complicata da giocare. L'unica pecca della composizione dei rogue in questo momento è che manca un po' di danno magico, infatti soltanto da Makai, soltanto da Sejuani derivano quella fonte di danno e... Potrebbe essere un po' più semplice per gli SK anche solo itemizzare e avvicinarsi a un modo per gestire e limitare un po' la composizione avversaria. A meno che i Rogue non prendano la palla al balzo e si portino la partita a casa in uno snowball continuo. Esatto. C'è però anche da dire che effettivamente, uh, lato SK, non c'è diciamo, tutta questa loro um, presenza di mh, difese. D'altro canto, se vai a vedere i pick come Varus, Trash. Uh, sì, ok, Gameplank, magari con lo Sterak che si avvicina a un qualcosa di bruiser semi-difensivo grazie agli HP. Quindi la possiamo inserire un po' così: una sfumatura, un pochino più tancosa. Ma salvo quello con un listing che magari può andare a temizzare con un Angelo Custode o magari una corazza dell'uomo morto, non, non vedremo grandi resistenze. Dal esatto. lato SK. Quindi, questo comunque va un po' a favorire, diciamo, il fatto che non abbiano scelto una composizione uh, mista quindi con veramente pochissimo danno magico perché anche lì Maokai, hai citato giustamente, così come anche Sejuani, ma sono per l'appunto due tank, quindi difficilmente vedremo un Rabadon nelle mani di Maokai. Però quello, tolto questo, quello, quello penso sia l'unica cosa no. la definizione perfetta di poco ma sicuro. Esatto. Quindi un Rabadon su Maokai non ce lo vedo. Esatto, quindi anche in quel caso, insomma, il danno magico è piuttosto irrilevante. sì, non ha un po' di fastidio, ma nulla di che. Una cosa da considerare questo. anche a livello mm -hmm. di scaling in generale è che, sì, magari dal lato degli SK ai campioni come Gangplank, Varus che conosciamo per il loro alto DPS nelle fasi finali di gioco, uh, ma una cosa da considerare sempre quando si parla di questi hypercarry è che sono soltanto forti quanto, o meglio, sono uh, resistenti e sicuri e possono fare il loro DPS e possono esprimere il loro potenziale di hypercarry soltanto quanto la loro frontline glielo permette, soltanto quanto effettivamente possono permettersi di. Esporsi e fare il loro danno senza essere in pericolo. E se lo paragoni con la frontline che invece ha la Felios, anche soltanto a Felios al lato dei rogue. Sì, magari è un singolo DPS, ma ha davanti tre tank che lo proteggeranno. Esatto, e vedremo anche questa corsia un po' atipica con Set. Ma signori, finalmente siamo lì, sul della l'anda dei vocatori per iniziare questo primo match della prima giornata della nona settimana. Elissi, il campionato europeo di League of Legends, i rogue. lato lato blueside, scontrarsi contro gli escake. E quindi da casa ovviamente con i vostri hashtag. Ovviamente da casa, mi auguro. Hashtag RGWin contro hashtag SKWin. Potete farci sapere per chi fate il tifo in questo match. È la prima partita dell'ultima settimana di LEC Quindi queste squadre rimane questo game e poi un solo altro. Ricordiamo, gli SK non stanno lottando per molto, salvo per mettere un po' nei guai i loro avversari. Mentre i Rogue vogliono ancora esatto. disperatamente raggiungere quella top 4 per garantirsi dei playoff più tranquilli. E intanto qui per l'appunto vediamo presenze come Trash così come anche Crownshot su questo Varus danno un pochino più di favore vanno in invade ma questo ovviamente viene prontamente risposto anche grazie alla presenza per l'appunto di un tank cosa che invece dall'altro lato va un po' a dimezzarsi poteva essere interessante da parte di SK Gaming il problema è che l'Ienax si è ritirato una volta visto Larsen e questo ha dato modo a Larsen di poter da un momento all'altro intervenire e convergere su quella zona del red buff e quindi poteva mettere in pericolo gli SK che Dall'altro lato potevano si scendere verso la perfezione, per cercare quindi di fuggire, ma al tempo stesso avrebbero dovuto magari impegnare qualche flash. Quindi alla fine si risolvono nulla di fatto. Sicuramente un po' rischioso. E anche il fatto che non avessero visto tutti gli avversari sul loro invade iniziale gli ha dato forse un po' di false sense of security, come si suol dire. Quindi hanno uh, sopravvalutato un po' le carte che avevano a disposizione e questo ha costretto poi Trick a tornare nella sua giungla. Adesso lo vediamo, ha preso il suo blu e poi subito corre verso l'altro buff per evitare tempo. Già il suo clear è iniziato in ritardo, senza possibile assistenza dalla sua bot lane, quindi con un campione con Lee Sin contro un campione come Sejuani, soprattutto non è la situazione in cui vuoi trovarti, non vuoi rimanere indietro. Sì, esatto. Intanto però adesso vediamo, però appunto eh, già un diverso da parte di Trick, così come anche di Spired, si trovano in questo momento dallo stesso lato um, della giungla. Col fatto che adesso vuole nuovamente andare in invade, Trick su questo sta spingendo molto. Adesso, per sua fortuna, uh. Spired non ha visto Trick nel suo arrivo. Un'ottima combinazione, ovviamente, con il colpo risonante per agganciarsi. Nel momento in cui Spired stava proprio portando il drop dalla sua, allontanandosi. Per una zona anche un pochino più sicura. Quindi si aspettava un possibile invade, ma il tempismo ha dato più favore a Trick che a Spired E adesso, col fatto che lo stesso Yen. Ha avuto un buon trade su sull'Arsen. Si è ritirato sulla parte superiore. La conquista di questo Argo sarà facile e immediata per gli SK. Questo porta in ogni caso Trick adesso ad avere più o meno una, un similare farming. Per quanto abbia ancora diversa giungla dalla sua da poter farmare, sì. È sicuramente questa è una cosa che ha aiutato un po' Trick. Uh, Ma occhio mid Larsen gioca davvero sul filo del rasoio, nonostante sappia benissimo che Trick sia vicino. nonostante... Veda a un certo punto Trick arrivare verso la direzione, non gli importa, slanci in avanti. Sa bene che c'è ancora il minion di lì su cui poter tornare con lo slancio. Questo gli dà anzi il favore del trade. Lo compro praticamente con Trick. Che si, sì, arriva lì, prende addirittura dei danni collaterali subiti mm -hmm. dagli Anax e poi si ritira. Sì, assolutamente, come stavo dicendo, uh, è stata una questione proprio di attimi perché Trick, la velocità con cui può clearare con questo lesin, gli permette comunque di arrivare al blu e prenderselo millisecondi prima che Inspires sia lì per cercare. Esatto, attenzione perché qui adesso Limit rischia grosso, qui vediamo il potenziale comunque di Bander con addirittura l'ignite utilizzato, Limit quasi in fine vita costretto addirittura al flash, i danni dei pugni nelle mani eh, puri, insomma, su, andando quindi a ignorare quelle difese, anche quelle poche difese che soprattutto Trash ha all'inizio, sono un fattore da considerare, molto importante. Assolutamente, questo significa già da subito mettere una corsia inferiore che poteva cercare in qualche modo con questa due molto forte di Varus trash uh, di far valere un po' la loro dominazione in queste prime fasi di gioco, mentre adesso senza quel flash disponibile per Limit Dovranno stare molto più attenti i giocatori degli SK e eventuali incursioni di Inspired o persino di Larsen, qualora questa Irelia dovesse riuscire a liberarsi facilmente dalla corsia centrale. E una cosa su cui mi voglio soffermare adesso è la build di Larsen, perché vediamo è partito con questo scettro vampirico nel suo inventario e abbiamo visto che recentemente sia l'oggetto della Lama delle Rovina che la... Idra Famelica hanno ricevuto mm -hmm. dei buff che li rendono più efficaci, soprattutto per i campioni corpo a corpo. E c'era una build che era già stata popolarizzata a tempo addietro, che si concentrava un po' più sul sustain di relia dove era praticamente un rush di Idra Famelica, tralasciando la virtù della triade, o meglio, posponendo a una fase più avanzata della build, che rende l'oggetto eh, adesso buffato ancora più efficace. Sì, esatto. Tra l'altro. Vi faccio una piccola autocorrezione perché, anche andando a vedere un po' la differenza di farm, adesso non nell'immediato, ma precedentemente il buff è stato comunque raccolto da Inspired grazie allo Smite. Quindi, in ogni caso, si era accorto dei movimenti da parte proprio di Trick. E questo, comunque, è dato per l'appunto il favore, nonostante la conquista dell'argo grande di Trick, di avere quel picco di farm in più. Che però, in ogni caso, è stato mitigato dal fatto che Trick avesse ancora parte della sua giungla da pulire. Concentriamoci verso invece questa corsa inferiore, dove abbiamo visto sì quell'azione iniziale che ha portato al flash di Limit. Tolto ciò. Vander a quanto pare si pone questo set, si sta ponendo come un supporto comunque coriaceo, perché in ogni caso va a itemizzare uh, su un bruiser e quindi comunque troverà dei danni iniziali soprattutto importanti, sopra grazie anche al kit con la W, il fatto che faccia danni puri è una cosa molto importante. Mentre invece vediamo qui Finn avere un piccolo trade iniziale su Sacre, addirittura potrebbe avere il favore del trade su questo uno contro uno, ovviamente. Arance, riporteranno insieme anche alla presa di Immortale un pochino il favore da parte di Sacre ma questa è una cosa anche da, da, da pensare da tenere in conto, il fatto che Gamplank difficilmente troverà delle uccisioni di base contro Mokai è ancora più difficile e potresti dire, beh sì, ma avrà una facile corsia dove potrà comunque farmare liberamente questo è vero, quindi arriverà comunque a dei certi minutaggi con un certo numero di oggetti importanti all'interno di un teamfighter dall'altro lato però, la stessa cosa è un po' come la situazione di Horn, hai un tank sì, esatto. come vada vada diventerà coriaceo Esatto, un tank, la sicurezza che hai è che prima o poi, soprattutto se è in in fight, magari non avrà delle statistiche sensazionali, ma avrà sicuramente i controlli che sono buona parte di ciò che hanno bisogno i rogue per poi poter funzionare come squadra. Finché Ansama riesce a prendere i suoi oggetti e diventare anche un minimo pericoloso con questo Ophelios, allora il potenziale da late game dei rogue rimane comunque molto attivo. Sì, esatto, intanto qui vediamo una veloce transizione verso la Tana del Drago, Drago Infernale. Quindi è un primo drago che adesso va, è conquistato dalle mani di SK. Qui gli Anax e Trick cercano anche magari di coincidere con un push veloce verso quella torre, ma purtroppo non è la tempistica migliore perché per l'appunto sia Inspired che Larsen si stanno muovendo proprio verso quella posizione Quindi addirittura tutto trova un ottimo faccia sfasciata si lancia in avanti verso Limit altri pugni delle mani i danni su Limit sono imbarazzanti Anzama trova un DPS output fenomenale l'arrivo adesso di Inspired rallentato più più volte oh oh. su di lui anche il colpo risonante vuole ovviamente Limit il flash oh. ma questo grazie a un ottimo gioco di gambe la parte di Limit oh. la scopriamo il primo sangue delle mani di, di Larsen stesso che riesce in qualche modo a resettarsi nella sua posizione ma le cannonate dal cielo da parte di Sacre e i colpi continui da parte di Crownshot con una freccia penetrante al massimo delle stack ne garantiranno comunque l'uccisione proprio nelle mani di Crownshot qui intanto addirittura vediamo Yanax che si porta verso Finn che era sceso questo darà comunque modo anche a Sacre di poter raccogliere placcature. e direi quasi worth per gli SK dove un primo minuto sembrava disastroso si sono ripresi con una kill sulla D.K. addirittura Beh, sì, considerando un po' le premesse che c'erano con questo uncino mancato all'inizio del dive, la marea di danni che subiscono questo trittico degli SK e la ritirata in cui devono battere quando vedono due membri dei Rogue avvicinarsi, il fatto di essere comunque usciti scambiando uno per uno e soprattutto con la kill che va proprio sulle mani, tra le mani di Crownshot, è. Ottimo, tutto sommato. Non è qualcosa che daresti per scontato in una situazione del genere. Sì, il primo sangue è andato nelle mani di queste re nelle mani di Larsen, che, come abbiamo detto, potrebbe tranquillamente scalare e diventare un mostro, soprattutto se trova già degli oggetti in queste fasi anticipate di partita. Ma non, sei, non, cioè, non, non esci particolarmente triste da questa azione, se sei gli SK. È un uno per uno, stai comunque mantenendo una leggera gold lead e hai dato una kill al tuo carry principale. Sì, esatto. Adesso... Vediamo una veloce rotazione da parte della corsia inferiore dei Rogue con Vander che cercava di dare assistenza insieme all'Arsenal Inspired per poter ottenere il primo eh, dei due messaggeri. Ricordiamo, questa è una transizione che molti team per l'appunto vanno a fare, ma pronta risposta da parte degli SK: non vogliono di certo perdere territorio. Hanno preso già il drago. Prendere anche questo messaggero, anche solo a rallentare la conquista di questo messaggero per i Rogue, è eh, di vitale importanza. Se vuoi mantenere un minimo di priorità e di pressione, soprattutto. Sì. Sicuramente cercare adesso di rispondere in qualche modo a quell'azione dicendo: Non ci abbiamo soltanto perso, ma quella kill che abbiamo preso in qualche modo la faremo fruttare è un modo comodo per farlo. Ma quell'anzama oh. che è costretto purtroppo al flash per salvarsi dalla chiusura da parte dei quarti membri degli SK non indica la migliore delle prospettive adesso. Uh, siamo soltanto comunque al decimo minuto. E se guardi anche un po' a livello di farm, l'arsen ha ottenuto un buon distacco nei confronti di Genax nonostante sia stato lui a muoversi più di tutti da quella corsia centrale. È la corsia inferiore che sta soffrendo un po' di più. È proprio Ansam, è proprio quella Felios che vorresti vorresti vedere prendere risorse e diventare quel carry letale da late game. Lo vediamo con una differenza in CS non indifferente. E oh, oltretutto. Sì. Uh, avanzo anche una piccola correzione su quello che sembra essere la build di Larsen. Infatti, vuole comunque puntare per la Lama Drey Rovina come mm -hmm. primo oggetto. Quindi, per cercare di sfruttare un po' l'identità anche che lei ha guadagnato con il suo rework e tutti i vari cambiamenti, che la spostano a essere un campione anche molto incentrata sugli auto attack e sulla velocità d'attacco che guadagna dalla passiva. Sì, esatto. Adesso, qui, vediamo Finn che cercava una prima aggressione, ma dall'altra parte, Gameplay è riuscito saggiamente. Aggiustarsi molto bene anche con i barelli, trovando comunque un ottimo trade. Il farm non è così distante, non quanto per l'appunto in quella corsia inferiore, che adesso si vede nuovamente in corsia superiore. Staremo a vedere anche un po' i movimenti da parte di Ansama. Questo, ovviamente, grazie anche a quella um, quell'uccisione di ritorno, Crownshot con quella sua prima uccisione, tornato comunque con diversi oggetti nel suo inventario. Ricordiamo che è comunque un confronto tra una Felios e un Varus. Quindi due livelli di power spike completamente diversi, due livelli anche di aggressione completamente diversi. Sì, decisamente, decisamente. Quindi c'è tempo comunque per Anzama di riprendersi e riportarsi in partita. È un inizio così un pochino più lento per i rogue. Beh, potevamo anche aspettarcelo, considerando che hanno comunque due tank all'interno della loro formazione. Che quindi non è una, non è una composizione che cerca di uh, spikeare immediatamente. Anzi, se. Molto adesso dipende anche dall'esecuzione degli SK. Se gli SK riescono a esatto. continuare a spingere sull'acceleratore e sfruttare quelle kill che effettivamente hanno ottenuto, come stavamo dicendo un po' anche prima per Larsen, vale lo stesso anche per gli SK. Anzi, forse per loro vale anche di più. Perché la loro è una composizione, soprattutto se guardi campioni come quello al blanco, quelli sin che piano piano andranno un po' a sfumare. Adesso qui il cerchio dell'intervento insieme a Vander faccia sfasciata l'inserimento anche da parte di Spy, the Power Powerbomb su Trick distrutto immediatamente, qui però. L'Ienax trova una facile distorsione per andare comunque a catturare e garantire la presa dell'obiettivo con l'occhio del messaggero. Qui il ormai, grazie alla superma stessa di Finn, viene isolato. Poco può fare Crown Shot con la sua catena della corruzione. Questo garantirà una seconda uccisione. E quindi, per quanto abbiano l'occhio del messaggero, hanno pagato con ben due uccisioni. Ma, certo, qui Finn cerca l'inserimento. Sa che Crown Shot lo vede benissimo, ha pochissimo mano della sua. Questo non gli permette, ovviamente, di poter reagire tempestivamente come vorrebbe. Già, yeah, sicuramente questo è stato un po' un sacrificio per gli SK perché si sì, hai preso quell'obiettivo, ma l'hai pagato caro perché una kill che va nelle mani di Finn, una kill che va nelle mani di Vander, per quanto non siano i recipienti migliori è un set e a prescindere che sia il support o no, dargli risorse non è mai una bellissima idea e quando parlavamo di quei tank e di come potrebbe essere complicato per alcuni giocatori degli SK andare a gestirli, stesso discorso. Esatto. Tanto qui Larsen si trova dal lato sbagliato. Arriva il kick da parte di Trick, ma sarà limite a garantirsi l'uccisione con quel singolo colpo. Queste purtroppo sono piccolezze che fanno un po' sorridere, ma anche no. <ride> L'ha grabbato al volo è una prodezza tecnica e si merita l'uccisione. Io, io la penso così. No, forse non era ideale, però comunque ah, è una kill è una kill che gli scherzi sono presi a gratis sostanzialmente, hanno esatto. soltanto dovuto cedere un po' di pressione sul lato superiore. Non solo, e questo gli dà, esatto, pressione sul esatto. drago, drago della montagna, questo ci rivelerà. Qui Yanax fa una distorsione di troppo, viene mm. pesantemente inficiato dal Permafrost così come anche la faccia sfasciata e sul calare del drago cala anche la Falce di giudizio sul collo di Yanax. Un'uccisione che quindi viene garantita ai rogue che in qualche modo riescono a riprendersi anche dell'uccisione subita da Larsen, però ovviamente a livello di obiettivi per adesso è tutto a favore SK con addirittura eh, quell'occhio utilizzato in corsia centrale ormai cadute però le placche prese se non sbaglio la maggior parte di esse troveranno anche la prima torre proprio su... nel momento in cui i Rogue stavano spingendo quest'ultima ondata per andare a conquistarsi anche questa prima torre da parte loro quindi arriverà un uno per uno ma la gold lead parità, grazie per l'appunto, a questi scambi da una parte e dall'altra del gioco beh, è coraggioso Genax con quell'azione non si può dire altro beh si può dire altro, ma non lo dirò, Corre, perché quello è, è stato un upsin. Chiaramente sì. lanciando W non sai cosa ti aspetta dall'altro lato. Purtroppo la moneta è tutta dall'altro lato in questa azione. Oh sì. Serve vedere in ogni caso adesso come reagiranno gli escape, così come anche i rogue, perché abbiamo detto che quella, quella gold lead è molto molto vicina tra loro e questo ovviamente eh, si può intravedere anche un po' nelle... Diverse itemizzazioni con Varus, che adesso andrà a chiudere anche il suo, il suo primo oggetto, arrivando così ad avere per appunto, la Madre Rovina, mentre dall'altro lato, Ansama, in ogni caso, ha chiuso la... il suo primo oggetto con il Predator Dessenza. Sono due itemizzazioni veramente diverse. La cosa che, è però particolare è che per quanto abbia quell'oggettino in più da ancora, ovviamente completare, il divario, seppur di farm, non è poi così rilevante a livello di oggetti per adesso. Assolutamente assolutamente è una cosa uh, che può essere tranquillamente colmata come dicevamo la esatto. composizione dei rogue uh, anche soltanto guardando un po' il trittico di quei due tank dal lato superiore della mappa e Aphelios se non riesci a schiacciarli entro un certo limite diventeranno molto pericolosi nonostante i nerf e nonostante un po' la situazione generale del meta c'è da dire comunque che i rogue a livello uh, generico attenzione cercano con il spar della suprema facile però per limite piazzare Molto velocemente la lanterna, raccoglierla ancora più facile per crown shot E questo comunque è una Suprema che viene a mancare lato rogue. Per quanto non ci siano obiettivi rilevanti in questo momento da riuscire a prendere, è comunque pressione che vai a perdere in ogni caso. Sì, quella, una buona azione da parte del Limiter. Limiter era pronto, si vede che era proprio nascosto in qualche spuglio con la lanterna pronta dice tu farma, ma se hai bisogno io sono lanterna. qua e ti porto in salvo. Esatto. E Adesso, infatti, vediamo Trinkets. Ma Ianex catena la corruzione, immediatamente purificata da Zama e Sparda. Si lancia in avanti ma deve in qualche modo aiutare Vander. I diversi colpi, le cannonate di Gamplek. Ma alla fine la catena stessa da parte di Ianex si troverà una facile di uccisione. Ora Larsen, un teletrasporto alquanto ambizioso. All'interno del trittico, meglio del, del quartetto di SK, costretto quindi addirittura al flash, praticamente appena arrivato col teletrasporto. E questo, ovviamente, è un po' uno scivolone rogue che darà modo agli SK di spingere ancora di più, guadagnare ancora più risorse e andare a prendersi, magari, anche quella torre in corsia superiore. Perché adesso lo vediamo: uh, lo stesso Guy in corsia inferiore è riuscito a ottenere diverse. Um, diversi HP da quell'ultima torre, dato al, dal teletrasporto di Larsen. Quindi corsia inferiore libera. La corsa superiore è praticamente in mano agli Già, Cioè, come quella è stata un'azione veramente disordinata. Per quanto riguarda molto i robot, anche per considerare soltanto il fatto Larsen è arrivato tardi con il teletrasporto. Ha dovuto spendere quindi il flash per salvarsi. E mm -hmm. ha lanciato persino una suprema per coprirsi la fuga, mm -hmm. che non ha nemmeno colpito nessuno. Alla fine, questi piccoli errorini uh, dei robot molto aggressivo, Doppia distorsione. Difficile, ovviamente, la fuga da parte di quest'ultimo. Arriva addirittura alla suprema da parte di Finn riuscirà in qualche modo a salvarsi ma Ispired è pronto con quello che è il proprio Flash cerca ovviamente il permafrost su Yenax così come su Terric. alla fine questa lunga corsa ha richiesto tanto tempo in Flash di Ispired e si è risolto come nulla di fatto ma se un altro viene ripristinato da Limit che anch'esso ci prova vede Ansama isolato prova il Flash Flash comunque di risposta da parte di Ansama ancora una volta qui i Rogue in un praticamente chase forzato in corsia superiore per cercare di massimizzare quei danni iniziali che lo stesso Inspired aveva trovato sugli Anax, si trovano alla fine a pagare veramente tanto e ottenere poco. Cioè, alla fine anche in quella corsia superiore Inspired ha flashato ma non c'è stata risposta alla 3 esatto. Quindi, a conti fatti, questi sono tutti Escape che ne guadagnano a livello di cooldown e quindi risorse generali e continuano a portarsi in vantaggio, magari non di uccisioni, ma sicuramente di gold, di torri e di gioco generale. Già, adesso ormai a 18 minuti, a breve arriverà il drago della nuvola, quindi il drago elementare, infatti vediamo uh, i diversi spazi della giungla, favoriti un po' in questa velocità di movimento donata per l'appunto dall'elemento del drago e ovviamente tra un minuto e 10 arriverà anche il barone. Quello è sicuramente un obiettivo molto importante, un po' uh, per entrambe le composizioni. Sì. Abbiamo i rogue che... Sì, magari hanno qualche uccisione in più, ma vorrebbero sicuramente riprendersi. E quel Baron potrebbe essere un modo per farlo. Dall'altro lato, gli SK, se riescono a mantenere questo vantaggio e poi assicurarselo con un Baron, potrebbero spezzare definitivamente un po' la schiena degli avversari. Qui un ottimo gioco di distrazione di Ianax che porta Finn, Finn sotto torre. Non è volontario il gioco di parole. Trova anche certo. un ottimo damage out. <ride> Mi hai scoperto, trova anche un ottimo danno in entrata ottenendo anche il favore della luna dell'Electroshock torre che infine viene conquistata uh, in sinergia con la conquista del drago siamo già a tre draghi il prossimo sarà Soul Point i rogue devono fare qualcosa hanno questa rush a praticamente 20 secondi dall'arrivo dallo spawn del barone dovrebbero riuscire a farcela grazie anche alla distruzione dell'occhio però è un'azione quasi necessaria stanno perdendo ogni obiettivo sì assolutamente questa non è una bella situazione in cui trovarsi e è... l'hanno Perso. perso. Ah! Già. già, già. Quello non è proprio già. ciò che volevi, perché hai anche ceduto pressione sul lato inferiore hai per di cercare di prendere l'obiettivo, hai perso quindi questa torre interna, addirittura bot sotto i colpi di Sacre, non ne hai ottenuto niente. Uh, questo non è proprio ciò che ci voleva per i Rogue. Una partita che si preventivava un po' più semplice contro una squadra già eliminata, una partita importantissima per permettere ai Rogue di risalire già. verso la top 4, si sta rivelando molto più complicata sì. del previsto. Sì, e il problema è che gli SK non stanno facendo nulla di più di quello che stanno facendo. Le vere difficoltà arrivano proprio da casa Rogue. Questa la. Stanno... Esatto. È il meme della bicicletta con il bastone. Sono... Hey, C'è la top 4 qui davanti. E... E mettiamoci un bastone tra le ruote, da soli. Ed è quello che stanno facendo, anche soltanto vedere, per l'appunto. Il, um, il ritorno in base da parte di Ansama. Così presto. Ma attenzione adesso su Gembler. Richiamato di teletrasporto da parte di Yanax. Trovato con il doppio sturno. Di faccia sfasciata la suprema di Finn. Finn che è in fin di vita. Sta attaccando l'intancabile. Rimane pochissimo HP. L'intervento comunque di Larsen garantisce l'uccisione. Proprio su Trick. Arrivato con una certa differenza di tempo da Yanax. Che però mm. reagisce molto bene. Trova un'ultima catena, doppia distorsione. L'inseguimento adesso si accella. Raisperd viene rallentato. Bander cerca di non aggiungersi avanti. Catena della corruzione, doppia uccisione. Più uccisione. Per lo stesso Crown shot. Questi SK, oh mio dio, pazzeschi ah, questa, questa è una fantastica ripresa da parte loro Dopo quella che era un'azione che i Rogue avevano gestito veramente bene era, Ero pronto a fare i miei complimenti ai Rogue Al cercare questo dive nel momento giusto E adesso la cosa può essere diventata disastrosa Perché anche Ansama è fuori posizione oh, sì. Infatti adesso viene trovato e purtroppo Con solo Gravitum e Infernum Su di lui addirittura oh. il rallentamento della Summoner doppia, un'altra catena che va a interrompere Finn nella sua fuga, oh, doppia uccisione oh, oh, oh. per Gangplank allora, allora, se il loro piano è far fidare il team avversario ma ogni personaggio ci stanno riuscendo E anche molto bene e adesso sì, si va sul barone ed è un tempismo fantastico perché hai trovato quelle tre uccisioni bot e poi gli unici due campioni che ti erano sfuggiti, uno perché era effettivamente fuggito, l'altro perché non era nemmeno parte di quel dive, le hai uccisi in un'azione secondaria che ti garantisce comunque vantaggio numerico su questo obiettivo. Baron è ancora molto debole perché siamo ancora al ventiduesimo minuto e gli escape possono prenderselo senza alcun problema perché hanno il DPS di Varus, di Lulu anche di tutto il resto del team. Guardiamo ancora una volta questa azione perché la partenza da parte dei rogue era veramente ottima. Questa gestione dell'aggro del dive con Fin che tanca per la maggior parte del tempo. E quando poi non riesce più a sopportare, flascia via, non viene colpito da nessuno dei suoi avversari e riesce a scappare con pochissime HP. Anche l'inserimento di Larsen era ottimo e riesce a portarsi in salvo via dalla torre prima che questa riesca a dargli il colpo di grazia ma molto bravo Genax per seguire con l'inseguimento nonostante i tentativi di Inspired di fare un po' da bodyguard al suo mid laner e parare un'eventuale catena non sono serviti a niente perché Genax ha comunque trovato l'uccisione con la doppia Q quindi direttamente una spalla target e Ansama che non era nemmeno parte dell'azione adesso viene tagliato fuori da questo teletrasporto e ucciso in quello che sembra un chase un po' prolungato ma che per gli SK non era mai veramente fuori da una possibilità concreta Adesso però si ritorna con Trick che viene isolato, trovato grazie anche alla Superma di Finn. Che va a cogliere con la Superma di Spired Crunchyroll, assicurandosi un doppio controllo. Così come anche il Limit ormai è rimasto nelle retrovie. Sono un'altra uccisione. Comunque, sono due per i Rogue. Un'altra tra Lars e Neanzama, che sono un po' coloro che dovranno fare danno, coloro che dovranno rispondere al danno degli SK, che Ovviamente è praticamente massimizzato da parte di tutti quanti. E queste sono ottime uccisioni anche perché hai incassato una buona taglia che ti ha regalato Crown Shot. e hai approfittato di un momento in cui gli SK erano in una posizione un po' scomoda. Certo per farlo hai dovuto sacrificare questa torre in corsia centrale ma considerando la presenza degli SK con il buff del barone quella sarebbe stata probabilmente una struttura che sarebbe comunque caduta a favore dei rog stessi. Oh perdonami degli SK. E qua rivediamo l'azione no, dall'inizio. Esatto, come partita, perché uh, Crowdship e Limit tornano in questa corsia inferiore, si sentono un po' forti perché hanno la presenza del loro jungler dietro di loro, ma arriva anche un teletrasporto a tagliare la strada. Per quanto la catena della corruzione sia precisa, è un doppio teletrasporto, che è la cosa che non si aspettava, quindi ne puoi bloccare uno, ma il secondo arriva comunque alla carica e tra Finn e Larsen riescono ad avere abbastanza danni, e abbastanza controlli da prendere quelle uccisioni e rimettersi... Per quanto leggerissimamente incarreggiata, sì, ovviamente la Gold Lead volge completamente a favore degli SK e non è solo per la loro proattività, addirittura qui riusciranno a conquistare facilmente il Drago della Nuvola, ottenendone così il favore dell'anima del Drago della Nuvola, che magari a livello di impatto iniziale. Sul teamfight, non sono danni aggiuntivi come un drago infernale. Non è una resistenza che si aggiunge come il drago della montagna. Non è quella rigenerazione di risorse dopo aver fatto tot di danni in quei secondi. Però è quel chasing che magari con il danno che hai trovato adesso è essenziale: una catena alla corruzione, la velocità di movimento che ne a guadagnare di tutte le supreme da parte di SK. Con anche comunque quella doppia uh, riduzione di quei due draghi della nuvola, beh, sono sicuramente comodi. Qui fin parte un po' quasi più per difendersi, più che contrattaccare con questa Suprema. Certo, ovviamente trovare un root su ognuno di essi è fondamentale, perché anche i danni da parte di Rogue, così come dei controlli, ovviamente ce ne sono tantissimi, tra la faccia sfasciata, gli Supremi, il Terra the Spired, Maokai con il proprio root e la Suprema, così come anche lo studio di Arsen. Trovare un, un bersaglio vuol dire ucciderlo praticamente. Sì, sicuramente. Qua, uh, alla fine Red Buff è stato conquistato da Inspired. Almeno quelli loro che sono riusciti a salvarlo. Ma uh, purtroppo, sì. Addirittura quella mossa un po' in contropiede con, quale, con, quale, con la quale gli Esche riescono a battere uh, sul sì. tempo gli avversari e muoversi verso la corsia inferiore per prendere, addirittura scoprire quell'inibitore, è qualcosa che ma resta un po' strano da vedere perché i Rogue si stavano semplicemente addardando sul lato superiore di mappa, cercando di guadagnare un po' la visione attorno a una Tana del baron ancora deserta perché il Baron è ancora vivo nelle braccia dei loro avversari o meglio lo era quando, si è, sì. quando è venuta quell'azione e sono stati costretti ad un recall quasi di reazione come se non si aspettassero la mossa dei loro avversari come se non si aspettassero che un team con la mano del barone ancora attiva sotto molti più membri avrebbe potuto spingere facilmente su una corsia dove hai già perso una torre interna c'è da dire inoltre che uh, per quanto possa suonare brutto, ma è anche un po' positivo, se non adesso, questi rogue non sono i rogue che abbiamo visto fino a oggi, praticamente. Questa è una partita che sta venendo un po' macchiata uh, da diversi scivoloni, diverse incomprensioni. E qua ovviamente si può anche un po' notare uh, il fatto di, dover, uh, di doversi abituare a giocare da remoto. Quindi. Non con lo stesso, anche diciamo, tensione con cui giocheresti sul main stage, con lo yeah. stesso controllo, si vede anche soprattutto quella che viene a mancare, non è tanto l'abilità, quanto più il, la comunicazione. E questi rogue sembrano distratti. E dicevo che è positivo perché non sono i rogue al loro massimo potenziale, ma è negativo perché questa partita era da vincere, ed è da vincere soprattutto. Potrebbero anche vincerla, ma una cosa è certa, non se la stanno meritando per niente. Sì, diciamo che è una di quelle partite che, anche se la vinci, non sei non proprio sei contentissimo quando hai finito. No. Sì, è un punto sul tabellone, ti avvicina magari a quella top 4, però c'è ancora molto su cui lavorare e si vede e non è quello che vorresti vedere cioè la settimana prima dell'inizio dei playoff, sostanzialmente. Sì, esatto, anche perché poi le chance di arrivare più avanti iniziano a diminuire sempre di più. In ogni caso, adesso ormai al ventisettesimo, quasi ventottesimo minuto, 30 secondi poco più al secondo barone, siamo già arrivati quindi alla seconda. Possibilità da parte di SK di poter anche cercare un assalto finale. Hanno diverse power spike, le stanno rispettando. Diversi oggetti ormai già nell'inventario. Eh, di coloro che soprattutto faranno danno essenziale come Ienax, eh, lo stesso Gangplank e Crown Shot. Quindi, con questo Varus. Il potenziale c'è, soprattutto quello di Olin. Trovare il favore del barone a quel punto, impostare un buon 3-1-2 3, -1, 3 -1 e riuscire così a ottenere il, anche solo distruggere tutte le basi. Chiude i rogue a stecchetto. Però attenzione perché qui Limit mm. si attarda un po' in quella posizione. Vander se ne avvede. Cerca ovviamente l'inserimento con la sua Q, grazie anche al favore dell'aumento di speed bonus e la sua velocità di movimento. Qui addirittura Limit con al flash. Adesso cerca l'inserimento. Mm. Vogliono l'ingaggio con Gambia che lancia le cannonate. È da solo in realtà, però in ritirata i rogue che solo adesso si portano in avanti. Catena di che va a vuoto. Un ottimo supremo da parte sia di Finn, così come anche di Spider. Ma il primo a cadere è proprio Vander. Purtroppo i suoi oggetti sono ben poco resistenti di fronte ai danni magici di Yennax. E questo adesso pone i rogue addirittura in posizione numerica di svantaggio. Gli SK non soltanto possono prendersi il barone, ma sfruttare ancora questi 20 secondi per presentarsi subito sotto le porte nemiche. Già, sembrava un'azione in cui i rogue erano disposti quasi a lanciare di tutto pur di assicurarsi un vantaggio dalla loro, se vedi tre flash utilizzati, quello di Finn, quello di Inspired e quello di Vander, contro sostanzialmente quasi nessuno, quello di Sacre basta perché quello di Limiter era già utilizzato eh, prima, già. adesso però c'è la contesa di questo Baron e può essere un po' quasi l'ultima speranza per questi rogue perché gli SK sono a un passettino. Sì dal portarsi a casa buff e poi anche la vittoria già il problema è che Yanax ha continuato sempre a minacciarle qui uh, trovato da Trick un Trick vero e proprio riesce così a ottenere il calcio adeguato con un ottimo Insect e grazie anche all'utilizzo del proprio flash portare dalla sua parte Finn, quindi anche un altro attacco che va a cadere proprio all'arrivo di Vander, questo continua a mantenere gli SK in vantaggio numerico ed è disastroso per i rogue che continuano a fare questo giochino 1-2 Tikitaka, ma a poco serve quando dall'altra parte continuano a generare risorse e uccisioni gli stessi SK che adesso minaccia l'Anzato! Oh. distrutto, vaporizzato da Yenax, Vander cerca in qualche modo di far fronte ai danni, ma viene trovato costantemente nel rallentamento dei controlli degli SK, un'altra uccisione che si va ad aggiungere sul tutto. Un, un altro cooldown, death respawn. E adesso un barone non alla portata, già a casa loro. Wow, dov'era questo Genax? Tutto lo split. Gli SK Dio in questa Dio. partita sembrano tirar fuori il meglio di loro. Ormai quando niente conta, quando non c'è più niente per cui giocare, quando sei già eliminato, la pressione se ne va. E si vede per questo team degli SK perché stanno giocando. Con uno stile che non hanno dimostrato mai durante questo split. Genax con una combo istantanea. Per annichilire Ansama. E Fazzesco. subito i rogue sono costretti a combattere senza quello che è, a conti, fatti, il loro unico carry a questo punto. E ora Larsen su di lui ha anche utilizzato l'intimidazione per andare. Quindi a salvarsi in qualche modo con la lama delle rovina, riuscirà in qualche modo, a per appunto fuggire dall'aggressione continua, ma Yenax è un pericolo costante. E adesso vuole addirittura chiudere in bellezza gli SK Trovando magari questo drago, drago maggiore, troverebbero probabilmente la vittoria. Il miracolo qua è uno Steal di Inspire. Eh Se riesce a farlo, forse può salvare la partita Thunder per tutti. Ma si così lancia difficile. avanti. Faccia sfacciata su ben quattro persone. Cerca la povera aumentato. Però qui Crown Shot ha distrutto da solo Finn. Grazie, ovviamente anche ai suoi oggetti. La penetrazione su Finn alle poche resistenze dalla sua. E adesso con una. Seconda uccisione su facile ovviamente l'ottenimento con Isparda che ci prova, addirittura cerca la stasi ma non... Trova nient'altro che la morte. Adesso, con quattro membri morti, lato rogue per gli SK Questa partita ormai lo siamo. Siamo esattamente a 31 minuti: un e respondi spondi, 30 secondi. Basta e avanza gli SK per andare a chiudere in bellezza. Jenat si lancia ancora in avanti. Possibile una Non cercano il colpo risonante Con Trick si lancia in avanti. La catena intera, purtroppo, non coglie l'obiettivo necessario. Ma Sam ovviamente, si attarda a rispondere a quei danni. Alla fine, per Trick, è una facile uccisione. E adesso chiuderanno in scioltezza con una carneficina. Eskei guadagnano il favore di questa partita. Partita, i rogue pesantissimo scivolone nel momento del bisogno e questo dona agli SK una felice prima giornata. Complimenti, SK Gaming! Assolutamente niente da dire su questa partita, veramente, veramente bravi. Per i rogue, purtroppo. Un po' di rimproveri, perché l'abbiamo detto, ci sono state delle azioni in partenza che hanno sicuramente facilitato il lavoro agli escape per quanto quando si parla di creare quel vantaggio, che poi hanno saputo no. però mantenere in maniera ottima, con la pressione sul Baron già al ventiduesimo minuto, con la pressione attorno agli obiettivi in generale. E poi hanno saputo anche sfruttare abbastanza bene eh, le risorse che sono arrivate loro dai draghi elementali. Perché quando si sono approcciati a quel secondo Baron con quell'anima della nuvola, e quindi due draghi della nuvola da di lo dalla loro, una cosa da a considerare è che al nessuno dei rogue aveva ancora la sua suprema dalla schermaglia esatto. poco prima, mentre stavano già iniziando a tornare. Quelle dei rogue c'era già la catena della corruzione disponibile, c'era già la scatola di trash, erano già pronti a fightare di nuovo. E questa è una cosa che non puoi sottovalutare per un team che si approccia a quello che abbiamo visto: è stato il baron della vittoria conquistato. Quello per Ries, che è stata una passeggiata nel parco, prendersi anche il drago maggiore e poi finire il game. E l'hai detto dove erano questi SK quando insomma, si poteva ancora giostrarsi molto bene questa classifica. Ed è un peccato perché vedere delle simili prestazioni che eh, voglio andare a ripetere, ovviamente molti errori da parte dei rogue, ma questi errori vanno saputi cogliere. E gli SK l'hanno fatto in maniera eccezionale, non solo avvantaggiandosi, ma ottenendo quella pressione che generalmente ti saresti aspettato proprio da parte dei rogue. Molto bravi nell'utilizzo per l'appunto del loro power spike, al di là ovviamente come dicevi te, eh, su quella danza del secondo barone, giustata bene: non è il solito balletto, ma era veramente una danza lato SK, dove sono riusciti a aggiustarsi molto bene i cooldown eh, con ovviamente le riduzioni del drago della nuvola. Cosa che ovviamente non avevano dalla loro, non avevano niente dalla loro i rogue, a parte quelle poche speranze. E anzi, per appunto, ripetisco: hanno trovato sempre degli ottimi team fight sull'apice delle loro Power Spike. Quando è dalla tua, quei due oggetti sulle banche, le blanche, un ottimo rush di Morello Nomicon. In e infatti abbiamo visto i danni che riusciva a perpetrare alle poche già difese, che comunque ancora stavano iniziando a itemizzare. Quella maschera bisale poco serviva, a Finn Così come al resto della composizione. Lo stesso anche Seth poteva fare veramente poco. E i danni poi esplosivi arrivati ormai al terzo oggetto e mezzo su Anzama si sono visti Anzama aveva ancora purificazione e flash magari purificazione non usate inizialmente perché beh, sei coperto da tutta la tua frontline, sei in mezzo al tuo gruppo non ti aspetti di certo di dover utilizzare per una catena eterea quella purificazione ma neanche aver utilizzato quel flash lo ha condannato e questo poi ha portato alla chiusura finale con Barone e Drago Maggiore ma ancora una volta SK eccezionale nell'utilizzo non alla portata già a casa loro Wow, dov'era questo Genax tutto? Sicuramente, gli SK si sono conquistati questa vittoria quindi alla fine uh, portando al, al termine la loro losing streak di ormai 10 partite ed è la prima vittoria che conquistano contro un team che non siano quei Vitality o quegli Shulk che hanno avuto quell'inizio disastroso di stagione dove quindi la vittoria conquistata era praticamente garantita questa è una vittoria che non abbiamo ancora visto da parte degli esche meglio è uno stile di vittoria che non abbiamo ancora visto ed è un po' triste che appaia soltanto qua in chiusura dello split quando per l'appunto ormai non significa più niente per le loro chance di raggiungere i playoff un, sicuramente un modo convincente di avviarsi verso la chiusura dello split è un modo anche propositivo per una squadra dovessero mantenere la formazione attraverso poi il summer split ma se non altro, lascia una buona impressione nelle mente dei fan quando ripenseranno a questo, a questo spring. Sì, esatto. E può essere comunque un buon auspicio perché l'hai detto. Siamo alla chiusura per gli eschei. Ovviamente, questa settimana concluderà anche la loro avventura all'interno di questo spring split. Quindi avranno tempo comunque per ragionare, magari far, fare qualche cambiamento. Uh, abbiamo visto anche un po' di cambiamenti in quella corte superiore. Cercare magari di ottimizzare questa partita, cercare di ricavare quante più informazioni possibili perché hanno per appunto giocato in maniera eccezionale. Ma come sempre una piccolissima pausa e torniamo sempre qui su BG Sports per il proseguo di questa incredibile giornata targata LC. A tra poco!